mentale che taglia la scupola e che piano piano si è cancellato dalla nostra mente, è rimasto solo sui libri. È stato chiamato l'eccidio di scupola perché 158 anni fa, di fronte alla chiesetta delle Remesalde, furono passate per le armi, in modo un po' sommario, così alla buona, un po' arbitrario, venne o 79 o 89 persone del nostro paese. Perché successe questo? Beh, vi ricordate gli eventi del nostro la nostra storia, quando noi ancora eravamo il regno delle due Sicilie, il re era la famiglia Borboni e Napoli era una grande città, una delle grandi capitali europee, primeggiava con Parigi o con le altre capitali europee. Pensate alla Reggia di Caserta, che qualcuno paragona alla Reggia di Versailles. Non eravamo proprio gli ultimi nell'Europa. E poi sapete bene che ci furono tutti gli avvenimenti dell'insurrezione, della guerra, e i piemontesi che piano piano invasero e, loro dicono, liberarono tutta quanta l'Italia. In questo frangente, proprio qui davanti a Scupola, nel 22 e al 23 gennaio 1861, ci fu una scaramuccia, ci fu uno scontro fra l'esercito piemontese e quello che veniva chiamato l'esercito borbonico. Il paese fu circondato, per casa furono prese ben 336 persone e furono rinchiuse nella chiesetta della Remesalde. Dopo 2 giorni, proprio lì davanti a quella facciata, furono fucilate tutti questi nostri amici. Adesso che cosa dobbiamo dire? Beh, la storia ai posteri darà il suo responso. C'è chi dice che erano rivoltosi, c'è chi dice che erano patrioti, c'è chi dice che erano briganti, insomma. Secondo dall'angolazione in cui si vedono le cose, si mette in giudizio. Noi diciamo che erano cristiani, erano padri di famiglia oppure figli che credevano in un ideale e hanno provato a difenderlo e anche a pagare con la loro vita. Quindi li mettiamo ai posteri in giudizio, ma soprattutto vogliamo in questa Santa Messa, su questa proposta di questi nostri amici, pregare il suffragio di quelle persone e anche, se volete, fare memoria storica e riscoprire un avvenimento così importante per la vita di Scupola che poi piano piano è dato nell'oblio. E adesso anche un pensiero su questa messa, su questa domenica, su questa manifestazione di Gesù alle nozze di Cana. Lo stiamo dicendo in queste domeniche, nella tradizione orientale, nella tradizione greca, la Epifania di Gesù è stata una sola, quella del 6 di gennaio, con i Re Magi. Nella tradizione latina, cioè quella della Chiesa Cattolica, sono 3 le Epifanie del Signore. La prima alla porta di Betlemme con i Re Magi, la seconda, l'abbiamo celebrata domenica scorsa, al fiume Giordano con il battesimo di Gesù, la terza alle nozze di Cana. Secondo la nostra tradizione latina, la prima Epifania è stata a tutti i popoli della terra, ai pagani, rappresentata dai Re Magi. La seconda Epifania, 30 anni dopo, al battesimo di Gesù nel fiume Giordano, agli ebrei, a coloro che credevano in Dio ma ancora non conoscevano Gesù Cristo. Terza Epifania alle nozze di Cana invece è la manifestazione ai suoi discepoli, come dice bene il Vangelo, egli manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. Quindi anche oggi è una grande festa, una grande Epifania in cui Gesù, cambiando l'acqua in vino, ha dimostrato la sua gloria. Questo episodio è famosissimo, tutti quanti lo conosciamo, quante volte l'abbiamo letto e naturalmente
invece viene facile pensare all'intervento di Maria che è presente, che è nascosta e silente, ma è la prima che si accorge di tutto e va a Gesù. Avete visto che Gesù gli risponde quasi un po' seccatamente, quasi bruscamente, dice: